Elisabetta, adesso mettiamo la cintura. Però non possiamo tenerla noi, poi non sappiamo nemmeno chi sono i suoi genitori. Dobbiamo... Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi vorreste diventare bambini come lei. Così non dovrete andare più a scuola. Ragazzi, prima che inizi il video ricordatevi di iscrivervi al canale ed attivare qui sopra la campanella per non perdervi nessun altro video. Comunque questo video qui sarà una serie dove usciranno diversi episodi. E che dire, non mi dilungo oltre e vi lascio al video. Ciao! Ah, che bello, ora tutto il pomeriggio libero, ci voleva un po' tutto questo relax. Vita da granchi. Un granchio scavò nella sabbia per nascondersi. Rino, il campanello, vai tu ad aprire! Ah, come non detto! Altro che giornata di relax, non si può stare nemmeno un secondo in pace. Sì, vado io! Ah, ma guarda un po', ma chi sarà mai? Cosa? Ma non c'è nessuno! Sicuramente sarà stato uno scherzo. Non ci credo! Un bambino! Anzi, una bambina! Ma chi l'avrà mai lasciato qui? Poi fuori al freddo! Madonna, quanto è bella! Sì, è vero, è bella, anche gli occhi azzurri, però non possiamo tenerla noi, poi non sappiamo nemmeno chi sono i suoi genitori. Dobbiamo assolutamente trovarli. Sì, è vero, però oggi non la possiamo lasciare da sola, perché se ha fame gli dobbiamo dare da mangiare e poi la dobbiamo pure far giocare. È pur sempre una bambina. Va bene, la teniamo, però solo per oggi, me lo prometti? Sì. Allora, tu intanto tienila d'occhio, provo a trovare i suoi genitori. Speriamo che ce la faccio almeno. Ok. Vedi Elisabeth, questa si chiama mano, questo si chiama naso e anche tu ce l'hai il nasino. Hai capito Elisabeth? Elena, ma cosa stai dicendo? Come fai per sapere che si chiama Elisabeth? Ma non l'ho scoperto, l'ho inventata io e adesso ho deciso che si chiamerà Elisabeth. Ah, e va bene, comunque pensiamo alle cose più importanti. Ho chiesto agli amici dei miei amici, ma niente, nessuno sa chi sono i suoi genitori. Quindi adesso siamo costretti a tenerla per non so quanto tempo. Sì, evviva! Hai sentito Elisabeth? Però piano, piano, che piccola. Avrà sicuramente 6 mesi. Pure 4. Elena, ma ti ho detto di tenerla d'occhio, dov'è Elisabeth? È sul letto a dormire. Vabbè, ma cosa stai facendo qua? Le sto cucinando una cosa. Ah, i bambini non si mangiano le scaloppine, si mangiano gli omogenizzati, il latte per i bambini. Ma io non ho tutte queste cose per lei. Dai, spegni qui e andiamo a comprare al supermercato. Dobbiamo comprare anche la bavetta e il biberon, dai. Passeggino. Dai, andiamo. Elisabetta, adesso mettiamo la cintura. Ok, adesso possiamo partire. Elisabetta, vuoi le patatine? Elisabetta, adesso ti compro un bel gelato. Vediamo. Questo qui, bello colorato. Bottiglia di Coca-Cola e per finire i wurstel. Elena, ma cosa hai comprato? Lo sai che Elisabetta è piccola, non si può mangiare queste cose. Devo fare tutto io. Allora, vediamo un po' il latte per i bambini. Questo no, perché è dai 1 ai 3 anni. Ah, questo che è dai 0 ai 6 mesi, perfetto. I biscotti della Plasmon me li mangiavo anch'io quando ero piccolo, questi qui. Allora, li omogenizzati: salmone e verdure, manzo, prosciutto cotto e poi facciamo merluzzo. Questa bavetta qui, questo biberon e per finire questi pannolini qui.